Uno dei lati più belli di questa competizione è proprio questo, cioè il fatto che sia aperta agli appassionati, ma che poi richieda anche un impegno importante dal punto di vista agonistico. Quindi questa sinergia all'interno di una competizione che permette anche una valorizzazione del territorio, a conferma di come gli eventi sportivi siano un veicolo importante anche dal punto di vista turistico e promozione della città, poi fa parte di un trittico di manifestazioni che quindi amplia anche questa portata di valorizzazione alla regione e riconferma come sempre il legame di Genova col mare, con tutte le discipline sportive che abbiano questo componente così, così essenziale, quindi davvero un evento importante che siamo molto contenti di avere sul nostro territorio. A Genova per il secondo anno apre la stagione delle Challenge di Italian Open Water Tour, composto da 9 tappe in 7 regioni d'Italia. E quest'anno si fa anche capofila del primo trittico dei Carrugi, ossia le 3 tappe liguri che caratterizzano il nostro circuito: Genova il 21 di maggio, poi abbiamo Camogli e la San Fruttuoso Camogli, di cui già si parla tantissimo, sarà il 23 di luglio, e per chiudere Noli il 10 settembre. Il trittico va a inserirsi in una classifica globale di tutto il circuito che durerà fino a ottobre con la gara finale di Ischia. Quest'anno l'Università di Genova ha istituito questa Open Water Cup, questa coppa dell'Università. Inoltre l'Università di Genova, e questo è un punto molto importante, mette a disposizione dell'Open Water Tour per queste 3 tappe genovesi i suoi studenti di scienze motorie. Ecco che questi studenti metteranno a disposizione le loro competenze teoriche per la teoria sul nuoto in acqua libera. Quello che mi sento di dire è di non sottovalutare il mare e di non sopravvalutare se stessi, di cercare la distanza giusta, perché comunque già 4 km in mare, soprattutto a maggio, non sono proprio per tutti, serve una buona dose di allenamento, però si può sempre provare, perché Italian Open Water Tour offre una grande quantità di distanze su cui cimentarsi e raccoglie dai meno esperti ai più esperti, ed è proprio questo il bello di questa manifestazione, perché mette semplici appassionati a contatto con noi professionisti e fa incontrare questi mondi che spesso e volentieri non si toccano neanche.